Bella raga, eccoci arrivati al quinto episodio. Scusate se non ho pubblicato il video nel giorno che avevo detto, ma ho avuto un po' di impegni natalizi e quindi mi sono dovuto prolungare un po'. Adesso partiamo subito dalla partita contro il Burnley. Giochiamo in trasferta. Comunque ringrazio ancora tutti quelli che mi hanno seguito, tutti quelli che hanno messo il mi piace nel video e che continuano a seguirmi in questa avventura. Questa sarà l'ultima partita che, cioè, o l'ultimo episodio o il penultimo che registrerò con questa qualità. E comunque un secondo, aspetta, decimo minuto. Secondo voi che ha segnato? Provate a indovinare. Musa, 1-0. Al 24esimo è il pareggio degli avversari con Wallace al 25esimo, il Burnley pareggia. Poi arriviamo al 37esimo, grande azione del Wolverhampton. Benzia per Jesse Rodriguez che segna il suo primo gol stagionale con questo grandissimo diagonale. Comunque stavo dicendo che questo qua sarà forse l'ultimo episodio che farò con questa qualità perché dovrebbe arrivarmi un dispositivo che registra in HD. Comunque al 73esimo c'è il terzo gol del Wolverhampton che chiude la partita di nuovo con Jesse Rodriguez. Quindi la partita 3-1 per il Wolverhampton contro il Burnley. Allora, adesso dovremmo giocare, se non sbaglio, contro il Derby Country, chiamate le pecore, quindi noi siamo i lupi, loro sono le pecore, di solito i lupi mangiano le pecore. Buono. Roberto Baggio. Fa iniziare la partita sua che comunque passano quasi sotto, vengono sottomessi dopo un minuto con questa grande azione degli ospiti. Al decimo minuto, cross in mezzo di Jesse Rodriguez su calcio d'angolo. Stacca di testa, un fenomeno ragazzi. Zouma, come al solito. Guarda, difensore centrale. Qua c'è un rigore dubbissimo per i padroni di casa. Per gli ospiti, scusate. Alla battuta Ward contro N6. Ward spiazza il portiere 1-1 il pareggio degli ospiti. Le pecore fanno gol. È bruttissimo da dire, vabbè. Comunque al 73esimo dopo entra Mbakogu per Musa, Villegna mette in mezzo e proprio chi ci arriva? Proprio Jerry Mbakogu. Altro gol decisivo, è il gol che porta la vittoria ai padroni di casa. Infatti la partita finisce proprio così, con questo gol. Infatti il Wolverhampton batte il Derby County 2-1. Passiamo subito alla prossima partita. Ho tagliato già tutti i pezzi. E giochiamo una partita importante perché giochiamo contro una squadra favorita in questo campionato. Giochiamo contro il Leeds United per chi lo conosce. Comunque Musa subito al secondo minuto. Musa allarga per Ohara, un po' di possesso palla. Ohara allarga per Elo Kobi che è un ottimo terzino come ho già detto. Per Pseco numero di Pseco che va sul fondo. Rientra, mette in mezzo, non ci arrivano, spazzano i padroni di casa del Leeds United. Passiamo al 78esimo. Non c'è molto da dire per questa partita. Al 78esimo, numero di Pseco che entra in area. Viene fermato. No, era di Musa, scusate. Solito Musa. Calcio d'angolo. Parte, mette in mezzo Pseco. La palla esce. Bakogu allunga di testa per Umtiti. Umtiti per Zouma. Zouma, guardate cosa ha combinato Zouma. Un gol fantastico per un difensore centrale. È un gol meraviglioso. Dato che non vi ho fatto vedere quasi niente della partita, vi ripropongo questo gran gol di Zouma col sinistro, che non è il suo piede, la mette quasi sotto l'incrocio dei pali. Riguardatelo. Arriva fuori area, stop, e di controbalzo fa un gol micidiale. 1-0 Wolverhampton contro il Leeds United. Adesso, se non sbaglio, giochiamo contro il Nottingham Forest. Partono gli ospiti, giochiamo ancora al Munich Stadium. Al 63esimo Musa per Benzia. Benzia tira, palo interno, ma ancora Benzia sulla respinta. 1-0. Yassine Benzia al 65esimo. Un gran gol, sarà se non sbaglio il suo quinto o sesto gol stagionale. Capocannoniere dovrebbe essere Musa. Infatti vediamo qua Elo Kobi che va sul fondo, mette in mezzo, Benzia il tiro al volo, parata e poi ci arriva sempre lui. Non si fa pretendere, se non sbaglio segna il suo decimo gol stagionale. Musa, il nostro capitano, trascinatore dei lupi.
e sta facendo una stagione strepitosa. Al 75esimo gli ospiti segnano con Gedi O'Hara, che non so chi sia. Comunque Wolverhampton Nottingham Forest 2-1 e si continua a sognare. Adesso partita abbastanza importante, diciamo che giochiamo contro una società storica del campionato inglese, che è il Blackburn Rovers. Io mi sono comprato anche la maglia quando sono andato in Inghilterra. Comunque subito al secondo minuto ci proviamo, ma il Blackburn riesce a fermarci. Qua erroraccio di Pogba, che si gioca il posto titolare con questo gravissimo errore, e arriva qua la prima sconfitta, gol di Rhodes, arriva la prima sconfitta stagionale per il Wolverhampton. Perdiamo una partita importante, forse mangiare la testa la prossima partita che la giochiamo contro la prima in classifica. Spero che sapete chi sia, cioè io ve l'ho già detto mille volte che il Birmingham sta facendo un campionato strepitoso. E adesso andiamo proprio in casa loro. Guardate la classifica: Birmingham primo a 37 punti, 12 vittorie e un pareggio, e noi siamo secondi a 26, 11 punti di distacco. Parte il Birmingham, già lancio lungo subito al primo minuto, fermato dal portiere. Poi numerazzo di Jesse Rodriguez per Benzia, per Musa e mezzo per Benzia. Benzia segna il gol del vantaggio. Gran gol di Benzia e grande azione del Wolverhampton al 19esimo. Ma il Birmingham a quanto pare è una squadra veramente forte. Qua errore difensivo della difesa che si fa sorprendere. Lovren Grants segna il pareggio. È un pareggio, diciamo, non meritato secondo me dagli avversari. Noi abbiamo giocato molto meglio. Comunque ragazzi, adesso vi lascio. Come ho già detto, forse sarà l'ultimo episodio che faccio con questa modalità, o forse un altro, e ne farò un altro in seguito. Adesso vi lascio con la classifica, siamo terzi adesso. Comunque lasciate un bel mi piace e ci vediamo alla prossima. Ciao.